Salve, mi è capitato di vedere un video su YouTube che parla del Concorde. In questo video fatto da Oneira, ecco qui mi chiamo Francesco, fatto da Oneira, un YouTuber, appunto dice appunto tutto sul Concorde, tranne chi l'ha fatto. Siccome ho parlato con mio nonno, parlavamo spesso, faccio vedere l'ingegnere che ha progettato il Concorde. È l'ingegnere meccanico Francesco Morgillo, mio nonno, me lo diceva qualche volta, me l'ha detto spesso, più o meno 4-5 volte da quando ci siamo conosciuti. Ha progettato questo aereo intorno agli anni 60, fine anni 60, e glielo commissionò appunto l'Air France e la British Airways. E appunto progettò questo aereo, che è un bellissimo aereo, è andato in pensione perché consumava molto. Visto che appunto il brevetto mio di due ingranaggi, l'ingranaggio trasverso e l'ingranaggio elicoidale, che sono degli ingranaggi che si usano nell'aereo. E quindi, siccome il Concorde non aveva questi ingranaggi, non solo consumava molto, ma era anche pericoloso e quindi fu messo da parte. Faccio vedere il Concorde in foto. Questo qua è il Concorde, un bellissimo aereo. E invito pure a vedere il video di Oneira, che si chiama, dove basta digitare su YouTube, video Oneira Concorde. Questo è il Concorde, questa è una foto del Concorde, e questa qua è una foto di un altro, sempre dello stesso Concorde, però vista da un'altra angolatura. Devo dire che l'ingegnere meccanico Francesco Morgillo, mio nonno, è un ingegnere tedesco, è scampato dal nazismo. Prima è venuto dal Torinese e dopo è venuto in Valle di Suessola, che comprende i comuni di San Felice, Santa Maria e Arienzo. Siccome lo istigavano spesso, non ho molte foto sue vestito elegante, e quindi per questo faccio vedere sempre la stessa foto. Nonno è l'ingegnere che ha brevettato il motore a reazione in Germania, brevettò questo motore a reazione. E appunto ha progettato tutti gli aerei con motore a reazioni presenti nel mondo fino a pochi anni fa, soprattutto quelli là della Boeing, o quasi tutti, e quelli là soprattutto dell'Airbus, che sono a firma mia, quindi per questo so la verità su questi aerei. Faccio vedere mio nonno e faccio vedere tre aerei che ho disegnato io quando ero ragazzo. Questo qua è un aereo che mi ha reso celebre, l'aereo F-117, lo Stealth, che presi questo qua per mettermi un cognome, visto che non potevo risultare come Francesco Chiatarista, risultai come Stealth, come un cognome che misi io, che significa invisibile in inglese. Un altro aereo che ho disegnato io, che hanno fatto i miei nonni, è l'Eurofighter, questo qua è un bellissimo aereo, un ottimo aereo, molto veloce. E un altro aereo che ho disegnato io, era un pochettino più piccolino dello Stealth, è il Tornado, questo aereo, Tornado che porta tre lettere del mio cognome, si chiama Tornado IDS. Io mi chiamo Iadaresta e questo qua si chiama Tornado IDS, porta tre lettere del mio cognome. Faccio presente che mio nonno è mancato nel 1989, nel settembre del 1989, e quindi alcuni aerei sono totalmente a firma mia, e quindi sono fatti dai miei nonni totalmente. Per esempio l'Airbus, il 380F, si chiama A380F. A significa Antonietta, il nome di mia nonna, e F Francesco, il nome di mio nonno. Dopo hanno fatto un diminutivo dell'aereo, adesso si chiama A380, che significa Airbus 380. Quindi i miei nonni hanno progettato i motori a reazione degli aerei, hanno progettato gli aerei, non solo gli aerei, ma anche i vettori spaziali. Mia nonna ve l'ho fatta vedere qualche volta in foto, sempre una rara foto di tranquillità, è questa qua, ce n'ho pochissime. E quindi ho detto tutto più o meno, ho detto quasi tutto sul mondo degli aerei, che sono progettati dai miei nonni materni, ingegnere meccanico Francesco Morgillo e ingegnere elettronico Antonietta Miele. Vi saluto e arrivederci.